Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui con un nuovo video in cui oggi vi parlerò di un libro un po' particolare. Questa sarà per me una chiacchierata un po' difficile perché vi avevo già anticipato che avevo intenzione di parlare di un classico, ma nel mio canale non l'ho mai fatto. Io penso che sia sempre un po' difficile parlare di classici perché poi si subentra in una di quelle discussioni in cui spesso ci sono persone che hanno affrontato la lettura di quel libro in età scolare e magari l'hanno trovato, diciamo, povero di contenuti per la loro età. Piuttosto che perché quel libro non ha niente da dirgli o comunque erano troppo piccoli per comprenderlo e magari si finisce di banalizzare delle tematiche che in realtà sono molto importanti e sono molto più grandi e possono dire tante cose a ciascuno di noi. Iniziamo subito, speriamo vada bene. Oggi vi voglio parlare di questo libro che è Il maestro e Margherita di Mikhail Bulgakov e non vi dico nient'altro, inizierei subito a parlare di questo romanzo meraviglioso. La trama è incentrata su due storie parallele che durante il corso della storia si completeranno. La prima vede come protagonista uno scrittore degli anni 30, perseguitato politicamente dalla censura per i suoi lavori. E la seconda invece è un salto indietro nel tempo perché ci parla del processo a Gesù Cristo da parte di Ponzio Pilato. La tematica della censura ci racconterà in realtà una parabola di quello che succede sia al protagonista del romanzo ma anche allo scrittore e al romanzo stesso. Infatti, per motivazioni politiche, Bulgakov fu costretto a scrivere più versioni di questo romanzo, che venne scritto per la prima volta nel 1928, ma successivamente fu costretto ad essere sottoposto a una serie di revisioni, non imposte dal regime ma principalmente imposte dal suo stesso autore. E qui c'è il tema più forte del romanzo, che è il tema dell'autocensura, vale a dire il regime che ti opprime a tal punto da mettere in dubbio te stesso e da farti sentire talmente insicuro da essere tu stesso a censurarti da solo e a impedire alle tue idee di essere divulgate tramite il tuo lavoro. Iniziamo comunque a entrare un po' più nel vivo della trama, in particolare nella trama del primo libro, in cui la prima scena che osserviamo è questo incontro molto particolare tra un forestiero e due personaggi russi molto in vista. Tutto questo sullo sfondo degli stagni patriarci. Il primo protagonista che incontriamo è il responsabile, il capo di un'associazione culturale chiamata Massolit. Il Massolit è sostanzialmente una riunione elitaria di studiosi, di letterati russi che discutono di attualità, di letteratura, di arte e di politica. È un personaggio chiamato Ivan Nikolaevich che deve scrivere, insomma, deve fare una presentazione, deve parlare di un suo articolo in cui ha discusso e ha argomentato alcune testimonianze sulla morte di Gesù Cristo. Partiamo dal presupposto che Ivan e Berlioz sono atei, mentre invece il forestiero, pur non dichiarando nessun tipo di fede religiosa, anche perché all'interno del libro nessuno parla di ortodossismo piuttosto che di cattolicesimo, piuttosto di protestantesimo, si parla comunque della figura di Dio come una figura totalizzante, nel senso che può essere comune a tutte le culture religiose che poi si sono differenziate nel corso del tempo. Comunque, questo forestiero argomenta la veridicità della morte di Cristo e quindi della sua esistenza dicendo che lui era effettivamente presente nel momento in cui c'è stata la condanna di Cristo. Il forestiero dice di chiamarsi Vuland e i due atei inizialmente lo trattano con distacco, nel senso, detto terra a terra, cercano di dargli un contentino, gli dicono sì, ha ragione, ma non gli danno corda più di tanto, anche se rimangono ad ascoltare le sue argomentazioni. A quel punto Vuland fa una profezia, dice di conoscere molte cose, di aver visto molte cose, di essere stato amico di Einstein, di avere conosciuto una serie di personaggi storici o della scienza molto importanti e anche molto influenti e appunto dichiara, fa questa profezia. Dice di conoscere la data e la circostanza in cui morirà Berlioz, il capo del Massolit. Professa a Berlioz che il suo destino sarà quello di essere ucciso da una sovversiva comunista. Berlioz comunque non sembra essere spaventato da questa profezia che ha, nel suo pensiero, è fatta da un pazzo, perché sostiene appunto di non essere un uomo così politicamente impegnato da poter essere il bersaglio dei sovversivi. A questo punto il trio si scioglie e Berlioz rientrerà verso casa dove però subirà un terribile incidente ad opera appunto di una sovversiva comunista.
In realtà questa circostanza però non è assolutamente politicamente eclatante, perché questa sovversiva comunista è l'autista di un autobus e investe Berlioz. Ivan rimarrà sconvolto e vedrà rotolare la testa di Berlioz per la strada, e a quel punto farà caso al fatto che per la città di Mosca appaiono un sacco di personaggi strani che iniziano a comparire su questo autobus o per la strada. E qui ci sarebbe una ampia parentesi sugli scagnozzi di Wuland. Infatti il tema fondamentale di questo libro è la lotta, diciamo, in realtà non tanto la lotta, ma la convivenza tra il bene e il male. Wuland infatti è il diavolo arriva a Mosca e porta con sé una serie di scagnozzi che compaiono in maniera randomica e anche in maniera piuttosto inquietante ad Ivan, che la stessa notte verrà internato in manicomio dopo aver dichiarato alla polizia e ai medici di aver visto un inquietante gatto salire proprio sull'autobus che ha investito Berlioz, addirittura pagando il biglietto. Poi ci sono tantissimi altri personaggi, c'è il maestro di etichetta, c'è Abadonna, c'è la strega che successivamente incontreremo durante il corso del secondo libro. Sono tutti personaggi molto particolari, caratteristici, non mi soffermo molto su di loro perché comunque sono, diciamo, personaggi di contorno. Comunque il mio preferito è il gatto, infatti in molte versioni, anche in questa, però questo gatto non mi piace un granché, c'è anche un'altra versione dell'Einaudi dove c'è un gatto bellissimo, molto spesso infatti il gatto è in copertina. Una volta che comunque Ivan verrà internato, troverà il suo compagno di stanza. Il suo compagno di stanza non avrà un nome per tutto lo svolgimento della trama, infatti noi lo conosceremo soltanto come il maestro. Il maestro racconta la sua storia, racconta di aver vissuto in uno scantinato con una donna bellissima di cui si è profondamente innamorato, e il suo nome è Margherita, da cui appunto la Margherita del titolo è proprio il maestro, il suo epiteto, diciamo. Racconta però di essere andato in miseria dal momento in cui lui ha scritto questo libro, che guardate un po' di che cosa parla, della morte di Gesù Cristo per opera di Ponzio Pilato, e tuttavia di avere autodistrutto il suo lavoro poiché non era un lavoro sufficientemente valido e l'aveva fatto cadere in miseria. Infatti comunque è proprio il maestro che avvisa Ivan durante questo racconto d'amore e di miseria che Wuland è effettivamente il diavolo che sta girando tranquillamente per Mosca. In realtà il diavolo non sta passeggiando per le strade perché sta inscenando uno spettacolo di varietà molto particolare nel teatro della città. La scena dello spettacolo di varietà è una delle più belle, nel senso che comunque c'è questo scintillio di magia nera, è un capitolo molto particolare ed era uno di quelli che subito mi era rimasto impresso nel momento in cui io l'avevo letto la prima volta in età scolare, mi pare che avessi una quindicina d'anni. E è molto molto strano perché appunto Wuland inizialmente fa questo show di opulenza in un certo senso, inizia a fare comparire oggetti molto preziosi, a spingere le donne ad arraffare questi oggetti che sono indumenti, scarpe, gioielli, oggetti preziosi. Poi successivamente crea questa situazione di alienazione tale per cui donne, uomini, chiunque sia in questo teatro vuole arraffare questi oggetti, possederli e sentirsi potente, sentirsi grandioso, bellissimo. E questo, diciamo, che è anche una seconda tematica che si solleva, che è la tematica della povertà in un certo senso, perché comunque queste persone che appunto frequentavano i teatri in questo periodo non erano esattamente persone povere, ma nel momento in cui si prospetta l'idea di avere qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, qualcosa che possa discostarli dalla massa, tra virgolette dalla massa che il regime gli impone, il conformismo che il regime gli impone, questi uomini si trasformano in bestie e cercano di arraffare tutto quello che possono arraffare. Alla fine del capitolo comunque tutti questi oggetti svaniranno come una magica illusione, un magico cerchio di illusione che si chiude così tristemente.
Sul secondo libro invece non mi soffermo molto, in quanto è presente un capitolo in cui si parla del pentimento di Levi e Matteo e dei reali sentimenti che ha avuto Ponzio Pilato nel momento della condanna di Gesù Cristo. Ma questa sarà una tematica di cui parleremo dopo, nel momento in cui magari entreremo un pochino più in dettaglio su che cosa tratta effettivamente il libro che ha scritto il maestro. Ecco, a questo punto nel terzo libro che facciamo conoscenza di Margherita. Margherita è una donna che non ha mai perso la speranza di rincontrare il suo uomo e di tornare in quel momento di magica felicità che era lo Scantinato. Margherita si sveglia al mattino dopo un sogno premonitore e, uscendo per strada, vede un corteo funebre, che è il corteo funebre di Berlioz. A quel punto incontra un personaggio molto strano, che è Azaziello. Azaziello è un altro degli scagnozzi di Wuland, che la invita appunto ad incontrare il suo capo. Riceve ora una pomata e le direttive da parte di Azaziello sono quelle di spalmarsela per tutto il corpo prima appunto di incontrare il maestro. Margherita diligentemente lo fa e a quel punto, ringiovanita di diversi anni, diventata molto bella, ma diventata in un certo senso strega, con una scopa vola sopra i tetti di Mosca e prima di incontrare effettivamente Wuland, il demonio farà una serie di altre cappatine da alcuni personaggi disseminati per la città all'interno delle loro case. Visita innanzitutto la casa di Latunsky, che è sostanzialmente un critico che al suo tempo aveva criticato il romanzo del maestro e l'aveva spinto in quella spirale di autodistruzione che aveva poi portato il maestro stesso a distruggere il suo romanzo. Inizialmente lei ha un carico di odio notevole nei confronti di questo personaggio, perché lo ritiene responsabile di tutto ciò che poi è successo anche alla loro storia d'amore. Infatti gli mette la casa a soqquadro, ma nel momento in cui vede che c'è un bambino appena nato all'interno di questa casa, esce immediatamente dalla finestra e riprende a volare verso il ballo. Nel momento in cui comunque vede Wuland al ballo, le viene chiesto di essere l'accompagnatrice di questo capo, di questo in un certo senso capo stipite, di questo re che ospita questa festa. Durante questo ballo, che comunque è una festa di plenilunio, che è sostanzialmente corrispondente nel nostro calendario al Venerdì Santo, lei accoglie tutti questi personaggi tetri che escono dalla porta dell'inferno, ma alla fine questa risulterà essere in un certo senso una prova dell'amore che ha Margherita per il maestro, poiché alla fine Wuland le dice che ha superato questa prova e quindi lei ha diritto a un desiderio. Il desiderio che esprime Margherita è quello di tornare nello Scantinato nel momento della sua massima felicità in compagnia del maestro. E a questo punto il maestro compare come per magia e dal fuoco, e questa è una cosa importante in un certo senso, perché è proprio dall'errore, è proprio dal momento in cui lo stesso Bulgakov distrugge il suo romanzo che lo riprende le macerie di questo romanzo e lo ricostruisce identico, migliore e in un certo senso revisionato e più pregno di significato. Questa è poi la fine effettiva del romanzo, perché il desiderio di Margherita si conclude con il ritorno dei due protagonisti in questa situazione di, anche qui, di tetra miseria, perché loro comunque ritornano all'interno di uno scantinato piccolo, non hanno sfarzo, non hanno nulla, bastano a loro stessi, e con loro, con questa unione, torna anche la felicità. Oggettivamente il tema più grande che è presente all'interno del romanzo io suppongo che sia compresenza tra il bene e il male, che in un certo senso si completano, perché se non esistesse il bene non potrebbe neanche esistere il male, perché infatti sono una la negazione dell'altro. E in un certo senso anche un altro tema secondo me è la... è difficile da spiegare, è tra virgolette l'osservare una situazione tenendo presente che comunque non tutte le cose sono o negative o positive. Infatti lo stesso Latunsky, il critico che aveva appunto buttato giù il libro del maestro, è tra virgolette uno dei personaggi che secondo me ha più significato, perché rappresenta in un certo senso l'innocenza della critica, perché non c'è cattiveria. In un certo senso Latunsky è scevro da ogni colpa per quello che ha fatto, perché in realtà il vero responsabile non è
chi ti opprime, chi ti dice che stai sbagliando, ma sei tu che metti in discussione te stesso. Il maestro è l'unico responsabile della distruzione del suo romanzo. E questo secondo me sta in un certo senso a simboleggiare il bambino. Io posso farti qualcosa di brutto, ti posso dire che secondo il mio parere il tuo libro è un libro non valido, ma sei tu a quel punto che devi essere più forte di quello che io ti comunico ed essere consapevole di ciò che stai facendo. Poi anche qui entra in gioco la forza del protagonista, la forza del maestro che comunque sopporta un manicomio, quindi un momento di totale deficit della sua persona, della sua mente, anche un momento in cui comunque si butta giù notevolmente, credendosi e reputandosi a sua volta pazzo, esattamente come lo è secondo un po' il senso comune Bulgakov, che comunque si vuole opporre, insomma vuole porre una critica al regime stalinista sostanzialmente. All'interno di questo romanzo c'è anche questo, e non è solamente una critica alla censura, ma è una critica all'uomo, l'uomo che si assoggetta a qualcosa e a quel punto mette in discussione se stesso troppo, al punto da essere lui stesso a sottomettersi e non più un'altra persona che cerca di porre su di lui un giogo. Altro focus che secondo me è importante fare è anche un po' la critica allo stesso Massolit. Infatti viene detto durante i primi capitoli, appunto quando si presenta Berlioz e quando si presenta Ivan, che comunque i membri del Massolit sono persone che fanno arte, parlano di critica, parlano di arte, parlano di bellezza, ma anche qui è una bellezza inquinata, perché loro non pensano con un cervello, loro pensano con un cervello di gregge, un cervello di regime, e quindi in realtà viene fatta una critica anche alla mediocrità delle persone che appunto si ritengono un'elite di studiosi, ma alla fine non lo sono, sono semplicemente delle persone che non hanno una propria opinione. Detto questo, ragazzi, io penso veramente che ci sarebbe tantissimo altro da dire, ma questi diciamo sono più o meno i punti su cui io mi volevo concentrare per parlarvi di questo romanzo. Io spero che la mia chiacchierata, perché non è una recensione, perché un libro del genere non si recensisce, non si dice se è bello o è brutto, ma semplicemente si cerca un po' di incuriosire le altre persone che magari non l'hanno letto ad approcciarvisi, spero comunque che possa esservi piaciuto, possa avervi messo un po' il seme della curiosità, magari di recuperarlo se non l'avete mai letto, o comunque di guardarlo con un occhio un po' diverso, perché spesso con i classici succede questo. Io niente, spero che tutto ciò che abbia detto vi possa avere convinto, ovviamente tutti i miei le mie interpretazioni è mio parere personale. E nulla, vi consiglio comunque di leggere questo romanzo, perché anche dal punto di vista della scrittura, se riuscite a superare l'ostacolo dei nomi scritti in russo, che comunque tra di loro ammetto possono assomigliarsi, è un libro assolutamente bellissimo, è veramente veramente magico. So che è anche disponibile una copia in audiolibro, nel caso qualcuno di voi volesse semplicemente ascoltarlo, e anche lì io personalmente non l'ho mai fatto, ma è una lettura veramente veramente magica. Detto questo, io vi voglio salutare, vi mando un abbraccio grande e vi aspetto al prossimo video. Ciao!